Un saluto a tutti qui da GoPippo! Oggi faremo l'orto a casa. Eh sì, perché ho deciso di fare l'orto. Allora, cosa ho fatto? Sono andato subito nella mia scrivania e ho preso un foglio di carta, l'ho messo qui e ho disegnato l'albero, tanto per farmi uno schizzo, l'albero che mi trovo qua, mi ritrovo il gazebo qui, mi ritrovo la recinzione. In questo lato, qua ho messo il barbecue con la fontanella. Questo orto l'ho fatto esattamente qua, perché qui in questo angolo non veniva usato nulla. Farò così e ho messo un po' di piastrine, quindi il progetto è approvato. E allora mi sono recato subito in giardino. Dopo esserci recati in giardino, possiamo notare l'angolo su cui andremo a lavorare. Perciò ho iniziato a prendere le misure, portando le varie assi, i vari legni per poter costruire il nostro bello orticello. Bisognava capire un attimo come sradicare tutta erbaccia, anche ho tolto un po' di menta perché tanto la menta si espande molto molto rapidamente. Perciò ho iniziato anche a scavare. Ho iniziato a togliere quello che c'era sotto, tirando via un po' di erba e ho fissato tutti i vari legni, le varie assi. Quindi, dopo averli tagliati, li ho semplicemente posizionati e uno dopo l'altro ho iniziato ad avvitarli insieme. Dopo aver comprato un po' di terra e averla messa tutta nel perimetro, ho iniziato un po' a spargerla in modo da poter avere un piano su cui mettere la terra, quella definitiva. Eccolo qua, abbiamo messo finalmente la terra. L'abbiamo alzata un pochettino, così possiamo metterci anche la copertura, così non crescerà l'erbaccia sopra. Possiamo mettere un po' tutto. Quindi adesso andiamo a mettere la copertura. Allora, quello che abbiamo fatto con l'aiuto di mia suocera è mettere tutto questo, la copertura, così che non vengono le erbacce e possiamo mettere le nostre piantine da seminare, perché almeno così credo che metterò pomodori, metterò zucchine, forse cetrioli, vediamo, vediamo. Sono molto curioso di fare il mio orticello, che così non l'ho mai fatto. Adesso andiamo a mangiare e magari più tardi, forse dopo o forse domani, continuo. Allora, adesso che abbiamo fatto tutto il procedimento, dobbiamo mettere le piantine e utilizzeremo il fuoco per poter fare i buchi. Quindi così andiamo a mettere la piantina senza dover strappare il nylon, così andrà meglio. Vabbè, ma per farvi vedere com'è venuto, guardate qui come stanno crescendo tutte le mie piantine. Però adesso volevo fare una cosa in particolare. Ho preso questo. Questo qui è un impianto idrico a goccia, perché così almeno possiamo andare a fare tutto un impiantino particolare e farlo renderlo automatico. Vediamo come fare. Ma nel frattempo volevo farvi vedere che ho fatto qualche cosa così, ma non ve lo faccio vedere perché sto progettando ancora il mio barbecue personale. È proprio qui, però ve lo farò vedere in un altro video questo.
Cosa ne dite? Eccolo qui. È il nostro orto, è fatto. Ho dovuto aspettare un pochettino di tempo che mi crescessero tutte le piante. Infatti, guardate qua come sta crescendo tutto, non si capisce già più niente. Quello lì me l'hanno mangiato le lumache, quindi dovete stare attenti anche alle lumache. Il fattore goccia funziona alla grande, perché se io vado qui e tocco il terreno, me lo ritrovo bello che umido. Non deve essere troppo bagnato, perché ovviamente se no andiamo a fare dei danni. Altro che, guardate qua che c'è un cetriolone qui, proprio pomodori a manetta. Guardate quanti pomodori, 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 pomodori a manetta. Sto mangiando troppi pomodori. E pensate che là ce ne saranno ancora sei piantine, quindi saranno tanti pomodori, ragazzi. Allora, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando iscrivetevi al canale e ditemi se anche voi avete fatto il vostro orto personale. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati, ciao!